I trombettisti contro le guardie. Non c'è sfida. Guarda. Ah, oddio, oddio, che cosa succede lì fuori? Ma guardate, io mi sveglio e succede un disastro. Cosa c'è qua? Un dinosauro robot. Se ogni tanto capita che mi appaiono i dinosauri robot in casa, non è proprio bello. Comunque, ciao a tutti Creeper e benvenuti in questo nuovo video della Svanilla. Ah, la Svanilla. Inizia sempre in modo traumatico, eh? Oddio santo, cosa succede qui? Chi è tutta sta gente? Salve? I lavori, ma te che vuoi? Guarda, ma c'è pieno di soldati! Pure qui! Ma c'è un'invasione che è! Sì, i lavori procedono, procedono i lavori. Sì. Beh, ragazzi, come vedete c'è un po' un'invasione di gente. Come aveva detto William un po' di tempo fa, sarebbe arrivata tantissima gente ad aiutarci nella nostra causa. Il problema è che mi hanno invaso la casa, questa cosa non me l'aspettavo mica tanto. Come vanno quei Dodo? Vediamo. Dodo. Oh, porca paletta, vanno troppo bene, Dodo. Troppo bene, davvero. Ok. Sono solo quattro. Guardate quanto, che casino che hanno fatto. Comunque, sì, dovevo costruire la caserma già un bel po' di tempo fa. E quindi mi sono portato avanti. Fuori dal video, come vedete, ho scavato tutta questa zona. E qui andremo a mettere i nostri soldati che lavoreranno e ci proteggeranno, appunto, dagli invasori. Così che, oddio. No, 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 Creeper! Creeper! Meno male che ci siete, Ender, avevo visto tutto distrutto. Ok, bene. Ci servono assolutamente quelle guardie, ragazzi. Quindi dobbiamo costruire quella caserma per addestrarle, insomma. Soprattutto per levarle da casa mia, così che potremo avere delle guardie che proteggeranno il nostro villaggio. Vorrei fare anche un po' di dummy, perché i dummy sono ottimi per allenarsi. Ok, vediamo se ho il grano. Il grano, eccolo qua il grano, tantissimo grano. Facciamo un po' di queste. Due soltanto, vabbè. Meglio che niente, diciamo. E legno, giusto? Perfetto, i dummy, mamma mia, i dummy sono ottimissimi. Ho anche migliorato la camera degli iscritti perché non ci stavano tutti. E guardate qui. Adesso li ho messi tutti qua le statue. E dopo potrò anche espanderla in quella direzione. Se volete entrare nella camera degli iscritti, dovete scrivermi allo Svanilla Bot su Telegram. Ci conto. Ciao Michaelus, vado un attimo di qua. Questo è il mio passaggio segretissimo per quando non c'ho voglia di fare tutta quella strada. Allora, bisogna sfondare il muro. E vabbè. Ok, facciamo così. Sì, non è molto comodo, eh. Magari se voglio, un giorno c'ho voglia di utilizzarlo seriamente, posso anche sistemarlo davvero. Ok, allora, cosa voglio fare qui? Quello che mi è venuto in mente è una specie di stanza molto simile a quella che abbiamo già di là, cioè quella per le chest. Ops, mi ero scordato di attivare il cursore, quindi non vedevate il coso lì al centro. Beh. Allora, stavo dicendo che vorrei fare una specie di piattaforma qui, molto lunga, tipo così, e anche un'altra più sotto, tipo a strati, capito? Però una di qua e una di là. Vediamo un po' quello che viene, non ho idea, eh. Non ne ho proprio idea. Facciamo 4, anche di qua, quindi un altro. Ok, a questo punto facciamo una scalina. Non so davvero cosa sto facendo. Facciamo una scala e vediamo cosa viene. Può essere un po' complicato, eh? Ok, intanto spacco pure qui. Vedete più o meno, forse avete capito cosa sto cercando di fare. Io no. Vediamo un po'. Ok, ora che ho fatto questa, di qua si può scendere. Eppure di qua, ovviamente poi faccio delle scale più belle, ci metto tutti gli scalini giusti, e di qua invece si potrà andare di sopra. Ok, voglio fare tipo dei piani diversi, per ogni tipo di allenamento, non saprei bene. Proviamo ad aggiungere gli scalini e vediamo che cosa viene fuori, non ne ho idea. Allora, tipo così, qui ovviamente, e anche di qua. Ok. Sì, ovviamente bisogna rifinire un po' la cosa, mettendoli anche qui sotto e dall'altro lato.
Bene, sì, direi che ci sta. Ecco qua, zone di allenamento diverse, vedete? Qui ci sarà qualcuno, lì ci sarà qualcun altro e sotto c'è ancora altro spazio. Sì, ovviamente bisognerà mettere tutte le varie cose, soprattutto le torce per evitare che ci spawnino mostri. Ok. E le pareti di pietra normale non le voglio lasciare, poi le cambierò. Ok, abbiamo i manichini li possiamo mettere sotto. Vediamo. Qui direi. Allora, tipo 1, 2, 3, 1 qui. Poi 1, 2, 3 e 1 qua. Perfetto! Ora tutto ciò che devo fare è smartellare tutte le pareti. Vediamo se ho il chisel. No, mi sa che si è rotto. Bene, ne faccio un altro. Ho quasi finito diamanti, ragazzi. Ce l'ho fidato, ce ne ha tantissimi. Un giorno dovrei fregargliene uno. Vediamo, si può fare anche così? No, solo così. Ok, era giusto una curiosità. Ok, abbiamo il chisel. Vediamo un pochino che blocco possiamo utilizzare per fare i muri. Abbiamo tante scelte. Ne ho già usati molti, quindi non saprei. Questo magari. Celtic. Celtic lo posso usare per fare il pavimento che è molto bello. Devo dire che fare il soffitto è stato molto difficile, eh? Va bene, però ci siamo. Ho fatto tutto, vedete? Un po' monotono forse, eh? Leggermente. Però vabbè, non dobbiamo farlo bello. Dobbiamo fare una stanza che funzioni e basta, eh? Dove i nostri soldati possano addestrarsi per combattere i terribili nemici che ogni giorno ci vengono a far esplodere le case. Davvero, e poi le riparo sempre io. Quindi, benissimo. Andiamo a vedere se posso aggiungerti qualcosa, tipo, non lo so. Qualche attrezzo, qualche arma e decorazioni varie. Però guardate che epico. Te entri in questo posticino qui bello tranquillo, con pure questa roba buggata, vabbè. Tu entri in questo posticino, non ti aspetti nulla, poi vai sotto e BAM! Ti trovi questo epico rifugio segreto dove si allenano senza sosta i nostri guerrieri più potenti. Tutto ciò che ho trovato, purtroppo, nel mio povero magazzino è stato ben poco. Ovvero, questo. Allora, vediamo, questa sarà la zona tipo di rifornimento. Ci mettiamo infatti delle fornaci, due crafting table e basta. Magari ci aggiungerò dei tavolini, ma al momento non c'ho voglia di craftarli. Una chest e tutto ciò che ho adesso è questo. Cioè, queste sono tutte le decorazioni che sono riuscito a trovare. Quelle cose lì e questo che possiamo metterlo giusto per decorazione qui. Toh, ecco, non ho nient'altro. Dovrò craftarlo fuori dal video, un tavolino. Ma se ce ne voglio la faccio anche dopo. L'importante adesso è portare qui i nostri soldati. Chiamiamoli tutti così che almeno si levano dalle zippole, ok? E smettono di invadere la mia casa. Benissimo ragazzi, siete pronti? Guardate! Qua ci sono già moltissimi soldati, tantissimi che stanno qui. Sopra ci sono gli arcieri, come ho detto. Appunto mi è venuta un'idea geniale adesso, dopo la faccio, ovvero qui mettiamo una specie di tiro al bersaglio. Tiro al bersaglio, sì, un tiro al bersaglio. E qui invece sono quelli, diciamo, da combattimento ravvicinato. Questo qui tipo c'è la cosa lì, la lancia, e gli altri nulla per ora. E possono allenarsi con questi stupidotti. Ma adesso voglio assolutamente fare questa cosa che mi è venuta in mente. Cioè, mi posso mettere un bel bersaglio qui al quale sparare. Vediamo se riesco a fare qualcosa di decente, eh. Oltre che non ho blocchi, vabbè, ce la faccio anche a distanza. In teoria tipo qui dovrebbe essere il centro. Ok, ci provo, eh. Non vi assicuro nulla, anzi secondo me verrà proprio uno schifo. Ok. Facciamo che vado più vicino, eh. Olè, oddio. Ci riprovo, ok. Perfetto. Vediamo un pochino. Così, così. Whee, perfetto. Ok, è proprio triste, eh. Effettivamente è proprio triste e ci sono pure dei blocchetti buggati. Però sì, se ci mettiamo tanta fantasia potrebbe essere un tiro al bersaglio. Oltre che gli arcieri se ne sono andati tutti di sotto nella sala ristoro. Vabbè, e comunque quando avranno voglia di allenarsi qua c'hanno pure un paio di frecce, ecco. E vabbè, direi che ci siamo. Adesso vi faccio vedere fuori, ragazzi, siete pronti? Perché tutte le guardie sono già al loro posto, Dio! E c'è un'invasione aliena in corso! Fuggi! Guardie! Salvatemi! Pigo, che cavolo ti è successo? Ho visto un ragno alieno. Ah, ok, ci ha pensato il golem.
Comunque, adesso ci sono anche tutte queste guardie. Qui nel villaggio Pigo è morto per qualche motivo strano. Gli sarà preso un infarto, non ne ho idea. Boh. Ci sono tutte queste guardie comunque che stanno qui a difendere il villaggio, appunto. E anche questi Enderman che non, sono un po' sospetti, eh. Vendono roba, ok? E sono rapidi come Flash. Ok, come vedete qui nel villaggio ci sono alcune guardie con la lancia e alcune invece che hanno anche l'arco. Adesso vi faccio vedere che cosa ho in mente invece per la mia casa, perché anch'io ho preso un paio di guardie. Guardate, le guardie corazzate, queste hanno un casino di vita, un'armatura fortissima e un'ascia che, mamma mia, distruggeranno ogni mostro, soprattutto i creeper, con un paio di colpi queste. Epico. Vediamo se è già qui. Eccolo qua, esatto, il pater. Questo strumento serve alle guardie per indicargli il passaggio che devono fare. Vedete, qua ne ho messa un'altra, semplice con la lancia, e questa qui voglio indicare di girare attorno alla mia casa, così che la proteggerà tutta. Ok, vediamo un po', vedete, indica le coordinate, così che lui sa dove deve andare. Adesso cancello quella di prima e gli indico semplicemente quattro punti intorno alla casa. Qua è tutto esploso, ma da oggi in poi non avrò più questi problemi, spero. Vediamo un pochino se funziona tutto come dovrebbe. Gli metto un punto qui. E infine uno laggiù in fondo. Dovrebbe fare tutto il giro della casa. Così che se alle guardie che stanno lì davanti sfugge qualcosa, ci pensa lui. Eccolo qui. È lento, eh? Ma con tutta quell'armatura addosso ci posso credere. Allora, questo per ora lo lascio qui. Puoi lasciare stare quell'altra guardia e passare di lato, magari? Forse devo spostarla. Spostati, amico. Amico, non riesci a passare. Spostati. Ok, ce l'ha fatta. Oh no, ce n'è un'altra. Devi trovare una soluzione. Se, non puoi andarci addosso. Non si spostano questi. Sono pesantissimi, guardali. Spero che ce la farà. Ho dovuto spostare le guardie corazzate perché quella stupida lì invece non riusciva proprio a passare. Vabbè, adesso sembra che riesca a fare il giro. Vediamo un po'. Eccolo lì. Vedete, fa tutto il giro della casa. E la tiene sicura al 100%. Il dodo poi continua a produrre uova su uova. Io non so che farci di queste cose. Devo venderle in qualche modo. Diventerei ricco se vendo tutte quelle uova di dodo. Vediamo un po' la guardia in azione. Eccola lì. Benissimo. A questo punto spero proprio che ci passi. Oppure ha qualche perversione strana. Ce l'ha proprio con le guardie. Ma sembra di no. Ok, passa tranquillamente. Bene, è anche notte. Quindi direi di vedere come funziona la situazione. Cosa succede qua? Scheletro! Tutto esploso, ragazzi, tutto esploso, devo rimediare. Guardate lì, sono lenti, eh? Ma menano come dei fabbri. Wow, non ho parole. Avevo visto pure un Enderman. Eccolo, oh cavolo. Attenti, guarda! Guarda come me lo ammazzano! E quello è forte, ragazzi! Mi ha pure... Cosa ha droppato? Una staffa invisibile, wow. Grazie, eh? Guarda lì! Wow! Wow, ottimo, c'è anche l'altra lì che stava per arrivare, ma non ha fatto in tempo perché quelle corazzate ci hanno pensato prima. Guarda, vedo i nemici da lontanissimo e non gli danno tregua. I trombettisti! I trombettisti contro le guardie! Non c'è sfida. Guarda, li allontano un pochino, ma poi... Ma ce l'ha con me. Sì, girati, ti consiglio di girarti. Voi siete lenti, eh. Dai, impegnatevi! Ci siete quasi, bravi! Ancora un colpo? Eh sì, shottano tutti con due colpi. Ok. Non è proprio il massimo, oddio, lì c'è un ragno alieno. Morto pure quello. Ragazzi, siamo difesissimi. Almeno non devo più preoccuparmi di difendere io il villaggio, perché ogni notte qui era davvero difficile. Bisognava stare attentissimi perché i golem da soli fanno molta fatica. Ma adesso non sono più da soli. Guardate, pure qui nel villaggio la situazione. Ok, sta spaccando i campi, eh. No, ok, non sta neanche spaccando i campi, li spacco io adesso. Guardate come agisce. Non ce n'è per nessuno, sfonda tutti i ragni. Guarda lì, combatti. Ma è un grande. Sono un po'... Ti aiuto, va, perché sono tanti. Sti schifosi. No! È morta, cioè non è morta, è svenuta. Poi si riprende. Ok, grazie comunque dell'aiuto. Un nuovo nemico si sta avvicinando al villaggio. Vai, guardia, agisci. È morto subito. Pure il mago qui, che si è tolto il cappuccio prima era diverso. Agisce, wow. Benissimo, non è stato forse uno degli episodi più intriganti e divertenti di sempre, ma comunque è stato necessario. Guardate qui, adesso abbiamo tutte le guardie che non si gira neanche per parlare lui, è troppo occupato nel suo lavoro di difendere la valle qui. Oddio, là c'è anche un mega
Creepersauro. Oddio, ma quelli ce la faranno? Laggiù c'è anche un mega creeper robot alieno. Ce la faranno sconfiggerlo? Sapete che quello è bello tosto. Facciamo il test. Test definitivo. Vieni qua. Vieni. Mi vede? No, se ne frega. Oh, Ciccio. Ciccio, ok, Ciccio mi ha visto. Via, 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 via. Oddio, questo brucia. Ah, entrate in azione. Vediamo un po' se ce la fanno. È tosto quello, eh. Guardate da che distanza lo vedono. Vorrei smettere di bruciare, eh. Vorrei smettere. Ok, ecco. Vediamo un pochino. Loro lo hanno visto. Lui fa una tecnica incredibile per distrarle. Guardate che mossa, proprio da esperto. E poi, aiuto, mi bruciano. Ah no, c'è un problema. Ecco, qua c'è un problema, mi sa, perché non considerano il dinosauro come un nemico, ma solo il creeper. Oh cavolo. Aiuto, aiuto, aiuto. Muori, devo eliminare il dinosauro. Vii! Fa malissimo. Via, via. Scoppia. Ok, oh cavolo. Ok, contro i dinosauri alieni hanno un po' di difficoltà, ma ce l'ho anch'io, eh. Quindi dai, diciamo che gli do 9 su 10 come voto. Vii! No, mi ha attaccato la peste, il topo. Topo dello schifo. Topo dello schifo. No, ecco. Fantastico. Beh, ragazzi, quindi per oggi è tutto e sono tutto marcio, eccetera. E nel prossimo episodio voglio costruire qualcosa di incredibile. Sarà un episodio epico. State pronti. Quindi, ciao a tutti.